o dobbiamo impedirglielo? Cioè il fatto che esprimano questi concetti mostruosi, spesso mostruosi, va impedito per legge oppure invece è controproducente? Lo dico perché ci sono persone in tutti gli schieramenti che sul tema dei reati di opinione e di apologia si scannano, no? Allora posso partire da David Parenzo e Alan Friedman questa volta? Anna Frank nel suo diario diceva: nonostante tutto io credo ancora che la gente sia davvero buona. Anna Frank. È chiaro che, per me non è possibile, ma non lo dico per la storia familiare, non lo dico perché quando io sento queste cose ricordo mia nonna materna che è stata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen e ricordo mio padre che è nato nel 42 e che con mio nonno, avvocato a Padova, è scappato in Svizzera perché poteva scappare in Svizzera. Non lo ricordo per questo, ma la cosa che mi fa paura, quindi non è soltanto la storia familiare che mi fa ancora oggi raccapricciare la pelle quando sento questo, ma è il problema della memoria del paese, del mio paese. Quando non ci saranno più i testimoni dell'Olocausto, quelli che hanno sul braccio tatuato il numero del campo di concentramento, Primo Levi aveva il numero 174517 tatuato, quando non ci saranno più loro a poterlo far vedere fisicamente quello che è stato lo sterminio, le bufale continueranno a circolare ancora di più perché non ci potranno essere tutti gli studi storici che vuoi, ma manca la presenza umana a raccontare, a dimostrare che quello è stato. Quindi io penso che in questo caso ci sia davvero un serio problema di democrazia, di conoscere la nostra storia che non può essere messo in discussione dal fatto che c'è il diritto di parola. Purtroppo c'è il diritto di parola, certo che c'è il diritto di parola. Ognuno su internet puoi trovare qualunque cosa. Però va punito. Rapidamente, il negazionismo, Alan. Va punito. Alan. Rapidamente la questione.